Vangelo secondo Giovanni. Dopo questi fatti Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Questo Vangelo che oggi Giovanni ci presenta sono i primi 15 versetti del capitolo 6, proprio quel lungo capitolo in cui proprio inizia a raccontare tutta la moltiplicazione, questo gesto dei pani. Ed è bello perché fa vedere come la domanda dei discepoli: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Infatti è la domanda che ci portiamo tante volte dentro di noi, non tanto per sfamare, ma di fronte a tutti i bisogni che vengono chiesti tutti i giorni: mi fai questo, mi dai quell'altro. Noi come possiamo rispondere con quello che noi siamo, con quella piccolezza, povertà che noi siamo? Allora noi possiamo fare in due modi: o nel modo in cui cerco di rispondere il più possibile secondo come posso fare io, per cui a un certo punto rischiamo di esplodere o rischiamo di dire riesco ad arrivare fin qua e basta, oppure è proprio questo modo bello in cui fa vedere Gesù la strada e lo fa vedere lui. E il primo è prendere quei pani di questo ragazzo che inizia a dire: lui ti consegna quello che c'hai, 5 pani e 2 pesci, qualcosa di estremamente semplice. E questo è molto simbolo. La mia vita messa nelle mani del Signore può essere moltiplicata, può essere cibo per tanti altri. Che cos'è la bellezza di quella gratitudine che è quello che fa Gesù? Il momento in cui li riceve, la prima cosa è rendere grazie al Padre per quello che ho. Ringrazio per quel poco pane che ho, che mi è stato donato. Ma messo nelle mani del Signore, lì può essere la possibilità di moltiplicarlo per tanta, tanta gente. Noi non potremo mai rispondere a tutti i bisogni, tutti i desideri di qualunque persona, ma consegnando quel poco che abbiamo, ecco che il Signore lo moltiplica, ecco che il Signore fa quel miracolo dentro nella nostra vita, dentro ognuno di noi, dentro rispondendo con attenzione, diventando te così pane per altre persone. Allora è bello poter vedere quanto le nostre relazioni si possano moltiplicare proprio a partire da quella consegna nelle mani del Padre. Allora anche oggi può essere bello poter dire: grazie Signore per quei 5 pani, quei 2 pesci, quali sono i miei? Quali sono quei tuoi 5 pani, 2 pesci che ti porti dentro? E anche è bello poter dire: te li consegno. Oggi, Signore, inizia tu a farmi un miracolo, inizia tu a consegnarlo, a nutrire questa persona, chi mi è caro, chi quelle persone che mi porto tanto dentro nel cuore. Diventa un modo anche proprio per vivere quella Pasqua, quel miracolo della moltiplicazione dentro ognuno di noi e dentro nelle nostre relazioni.